Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di extrasensory perception, ossia percezioni extrasensoriali. Prima però vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Con la sigla ESP, si indicano i fenomeni extrasensoriali, dall'inglese appunto extrasensory perception, ossia probabili facoltà umane che consentirebbero un'interazione inconsueta tra l'uomo e l'ambiente esterno, come ad esempio la possibilità di acquisire informazioni e conoscenze al di là delle normali vie sensoriali, quindi sfruttando sensi che vanno oltre la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto. Tali capacità rientrano nell'ambito delle fenomenologie cosiddette del paranormale, ciò in quanto si manifesterebbero secondo principi ignoti e contrari alle attuali leggi della fisica. I fenomeni di percezione extrasensoriale si distinguono in telepatia, chiaroveggenza, precognizione e retrocognizione. La telepatia è quel fenomeno per mezzo del quale un uomo può acquisire una conoscenza interagendo direttamente con la mente di un altro uomo, al di là dei sensi conosciuti. In particolare, la telepatia, dal greco antico tele, lontano, e phatos, sofferenza o sentimento, indica appunto la facoltà di provare stati d'animo appartenenti ad un altro individuo, anche se a grande distanza. Si tratta probabilmente di un fenomeno che potremmo definire il livello successivo all'empatia e che magari potrebbe avere alla base i medesimi meccanismi biofisici legati all'azione, dei neuroni a specchio. La chiaroveggenza è la capacità di vedere con l'intelletto oggetti ed eventi, che l'occhio umano non percepisce perché magari nascosti oppure lontani nel tempo e nello spazio. La precognizione, probabilmente la percezione extrasensoriale più diffusa ed affascinante, è quel fenomeno psiconnitivo, per cui un individuo acquisisce una conoscenza di un avvenimento prima che questo si verifichi. Tale fenomeno è spesso imprevedibile sotto qualunque punto di vista per colui che lo acquisisce tramite appunto questa facoltà extrasensoriale. La retrocognizione è invece la percezione extrasensoriale di eventi accaduti nel passato, come ad esempio il fenomeno per mezzo del quale il sensitivo riesce a raccontare la storia legata ad un oggetto che gli viene consegnato, oppure la capacità di alcuni individui di sapere perfettamente com'era un dato luogo anni o addirittura secoli prima. Comunque, diciamo, retrocognizione e precognizione sono fenomeni molto molto simili fra loro, secondo alcuni sarebbe addirittura lo stesso fenomeno. Bisogna anche citare la chiaroudienza, ossia la ricezione di voci, suoni, segnali sovrasensoriali su un piano uditivo anziché visivo, quindi, e poi ovviamente la psicocinesi, anche questo un fenomeno noto anche come telecinesi rientrante nella parapsicologia, per cui un essere vivente sarebbe in grado di agire sull'ambiente che lo circonda manipolando oggetti inanimati, quindi spostandoli, facendoli muovere attraverso mezzi fisici invisibili e sempre secondo modalità sconosciute alla scienza. Solitamente tali percezioni si verificano nell'individuo in maniera casuale, spesso incontrollata, e lo stesso sperimenterebbe più di una facoltà, quindi gli studiosi nel corso degli anni hanno preferito parlare di GESP, General Extrasensorial Perception. I fenomeni ESP sono studiati principalmente nell'ambito della parapsicologia. Per stabilire che tale conoscenza possa essere stata acquisita realmente tramite canali extrasensoriali, è necessario verificare che la stessa sia stata
appresa senza l'intervento dei comuni sensi umani. Occorre escludere con certezza qualsiasi mediazione logica e razionale che possa in qualche modo aver fornito una specie di calcolo inconscio di una data probabilità che un fenomeno X potesse verificarsi o che un oggetto Y potesse trovarsi in un dato luogo. E escludere finanche la possibilità che la conoscenza acquisita, ergo l'informazione fornita, possa essere dovuta a coincidenze o casualità. Quindi, come potrete ben intuire, si tratta di uno studio da affrontare con la massima professionalità e non con la superficialità con cui oggigiorno operano migliaia di parapsicologi del sabato sera, come li definisco io scherzosamente. I fenomeni di percezione extrasensoriale si suddividono in spontanei e sperimentali. I primi possono verificarsi spontaneamente, appunto, in qualsiasi momento e quasi sempre in maniera incontrollata, mentre i secondi sono quelli che si cerca di replicare in laboratorio, ad esempio applicando il calcolo statistico come avviene sin dall'inizio del Novecento tramite l'utilizzo delle carte Zener, o carte ESP. Ossia 5 carte simili a carte da gioco sulle quali sono rappresentati 5 specifici simboli. Le carte vengono estratte e il soggetto testato deve indovinare quale simbolo si cela dietro ogni carta estratta. Dopo un certo numero di estrazioni si contano le risposte positive e si stabilisce una percentuale di probabilità che l'individuo possa avere facoltà extrasensoriali. Ovviamente questa è una descrizione molto superficiale di quello che è in realtà l'esperimento tramite carte ESP. L'utilizzo delle carte Zener si deve agli studi di J.B. Ryan, che nel 1884 pensò bene di studiare il fenomeno della telepatia, unendo alla ricerca il calcolo delle probabilità. Ma fu solo grazie all'influenza di Williams McDougall che tali studi iniziarono ad ottenere un certo riconoscimento in ambito accademico. Nel corso degli anni furono numerose le facoltà universitarie e i ricercatori, alcuni tra l'altro di fama mondiale, che si prestarono allo studio della parapsicologia. Ritengo superfluo parlarne in questo video, anche perché diventerebbe abbastanza lungo e anche noioso. Creerò invece successivamente video più adatti e incentrati sugli specifici studi, e sui singoli fenomeni rientranti nella sfera studiata dalla parapsicologia. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ovviamente se avete delle richieste non esitate a chiederle appunto qui sotto nei commenti.